Piano rifiuti, il Consiglio approva l'adozione. Ora si apre la fase delle osservazioni, lungo e articolato dibattito in aula. Mostre le immagini del Fotoclub Firenze al Palazzo del Pegaso con l'allestimento Visioni Libere. L'adozione del piano regionale dei rifiuti. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti. Al termine del lungo confronto in aula, il piano è passato con i voti della maggioranza, 22 voti a favore da Partito Democratico e Italia Viva, e il voto contrario delle minoranze, 13 voti contrari da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Complesso e articolato il dibattito, durante il quale sono stati respinti tutti gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni. La presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis, del PD, ha comunque espresso la disponibilità della maggioranza ad affrontare in aula, sganciati dall'adozione del piano, anche i temi degli ordini del giorno respinti nel corso della seduta. È una visione che la Giunta prima e il Consiglio regionale poi, nell'adottare questo piano, vuol dare alla Toscana. Riduzione dei rifiuti, politiche anche industriali che questo consentano, ma anche il riciclo, il recupero, il porta a porta, la differenziata, tutto quello che rientra in questa visione davvero che noi abbiamo, cioè di provare a rendere questo nostro territorio dal punto di vista ambientale e della salute più compatibile con le richieste che ci vengono tutti i giorni, dai più giovani alle persone più anziane, però dotare questa regione anche di tutta quell'impiantistica che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che vede anche nello smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali, ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche della manifestazione di interesse. Insomma, vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti, perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2035, quindi insomma è lontano. Il piano è il principale strumento di indirizzo, programmazione e attuazione delle misure per assicurare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e sviluppare concretamente azioni di economia circolare. Tra gli obiettivi strategici la riduzione dei rifiuti urbani del 5% rispetto al 2019, il miglioramento qualitativo e quantitativo delle raccolte differenziate favorendo maggior riciclo e recupero per conseguire gli obiettivi nel medio periodo del 75% di raccolta differenziata al 2028 e nel lungo periodo dell'82% al 2035. Autosufficienza e sostenibilità del sistema gestionale saranno assicurate grazie alla realizzazione della nuova impiantistica che si concretizzerà indicativamente dal 2028. Di conseguenza, nel periodo di vigenza del piano, dal 2023 al 2028, si dovrà fare ricorso all'impiantistica esistente. Guardando all'iter di formazione, una volta esaurita la fase di avvio del procedimento, è stata formulata la proposta di piano che, dopo uno specifico percorso partecipativo, è stata presentata in Consiglio regionale appunto per la sua adozione. Esaminate le osservazioni che chiunque può presentare nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del piano adottato sul BURT, si procederà alla formulazione finale del documento di piano e alla sua approvazione definitiva sempre da parte dell'Assemblea regionale. Io ritengo che questo piano in realtà fissa tre principi fondamentali: il superamento delle discariche, che sono una vera e propria bomba ecologica da un punto di vista ambientale, non tanto nell'immediato ma per quello che saranno le nuove generazioni, da più del 30% passiamo a non più del 10% dei rifiuti in discarica, dell'innovazione tecnologica, ovvero superiamo inceneritori, termovalorizzatori e andiamo verso nuove forme, l'ossicombustione, la scomposizione molecolare, che quindi rifiutano anche la stessa emissione perché i rifiuti li vanno a concentrare nel calore che poi può essere rigenerato per funzioni energetiche con quelle nuove tecnologie che saranno applicate negli impianti che vengono dal basso. In terzo luogo, proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso, comuni, enti di gestione, gli impianti dei rifiuti vengano
essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune, magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse, decide di fare impianti dei rifiuti. E ci sono lezioni in Toscana, pensate al comune di Peccioli, che con i rifiuti hanno costruito il loro sviluppo, la loro qualità ambientale, la loro qualità culturale. Quindi ecco, partire dal basso invece di partire dall'alto, quanto sia una visione di modernità. Tutto questo in un piano dei rifiuti che naturalmente già prevede gli stimoli a queste localizzazioni, ma non deve essere il piano a prevederli, perché la localizzazione nasce invece alla fine del processo, quando una proposta che viene da un comune e da un ente di gestione, vediamo, ha le condizioni sociali per essere poi tradotta in impianto. Sono 18 le proposte che vengono fuori e onestamente vedo che questa visione si sta affermando non solo in Consiglio regionale, che ha respinto la pregiudiziale dell'opposizione che tendeva a far slittare il piano con 24 voti su 41, quindi una maggioranza al completa, mi sembra sia venuta a mancare un solo voto di una persona che non è presente, ma invece con questo piano noi creiamo un riferimento a tutta Italia. Molto critica la presa di posizione di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, Marco Landi della Lega e Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. E in realtà si è andato a creare, grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla regione, dei privati. È un rovesciamento completo, invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta, rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti, come per esempio il gassificatore di Empoli, che è stato respinto dalla popolazione, che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento, perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility, grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dai comuni di gestione di rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. Ecco il guadagno che avranno i cittadini da questo piano, che è assolutamente sconclusionato nella nascita come matrice iniziale e soprattutto per gli obiettivi, che sono belli sulla carta ma in realtà irrealizzabili. È un piano dei rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione, perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati, compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro, saranno realizzati. Quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe, ma soprattutto andrà a incidere su quello che è il flusso dei rifiuti sul nostro territorio, perché non è proporzionato chiaramente il sistema degli impianti previsto, perlomeno fino ad oggi, rispetto a quello che è la produzione che ogni ambito territoriale ha dei rifiuti. Quindi continueremo ad esportare rifiuti fuori Toscana, a farli rigirare da una parte all'altra della nostra regione. C'è stato un no ideologico anche ai termovalorizzatori, mentre poi dall'altro lato si dà una proroga di 16 anni al termovalorizzatore di Montale con un revamping di quell'impianto. Siamo anche in una fase transitoria, perché poi questi impianti, anche se pochi che già hanno avuto l'approvazione, entreranno in funzione tra qualche anno, quindi saranno degli anni ancora molto difficili per quanto riguarda le tariffe.
Questo piano fa un sacco di discorsi, è molto ideologico, richiama tanto l'economia circolare di cui, come dire, si trova traccia nella normativa europea, nazionale e anche già regionale, e quindi in realtà bisognava passare al concreto. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di Case Passerini, lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa. Questa è una situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione, che è il vero obiettivo, e sul riciclo dei rifiuti. Si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici, il famoso bando, ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte, il che vuol dire evidentemente che manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. C'è finalmente una visione regionale d'insieme, commenta invece Stefano Scaramelli di Italia Viva. Come gruppo Italia Viva abbiamo convintamente sostenuto l'adozione di questo atto, che arriva a seguito di un percorso condiviso che ci ha visti protagonisti fin dall'inizio, prosegue Scaramelli. Un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale, dove territori importanti come Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina, che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo 3 anni, che era un impegno di legislatura, che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Giani e in questo caso all'assessora Monni. Visioni libere a Palazzo del Pegaso. Volti, paesaggi, scorci. La Toscana si mette in mostra con gli scatti di Visioni Libere, l'allestimento fotografico curato dal Fotoclub Firenze e inaugurato nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo del Pegaso. Alla cerimonia sono intervenuti, accanto a molti autori delle opere, il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci, il presidente del Fotoclub Firenze, Massimo Castellani, e il critico Carlo Ciappi. Visioni Libere. Lo sguardo un po' pensato, che è dovuto alla fotografia, ci invita, ecco, a un rapporto più immediato con la realtà. La fotografia è qualcosa che deve essere sostenuto, valorizzato. Sappiamo quanto questo palazzo sia aperto verso l'esterno con tutta una serie di iniziative, di mostre. E la fotografia merita la giusta considerazione. Oggi siamo abituati un po' tutti con il telefonino a fare degli scatti, possibilmente dei selfie, ma la fotografia è un qualcosa che viene da molto lontano e che, ecco, ci invita alla riflessione, è un qualcosa di intimo, di profondo, e tutto questo è importante anche per questa bella esposizione, dove troviamo ben 15 foto amatori di Firenze e dintorni. Questi scatti intitolati Visioni Libere, perché abbiamo dato spazio agli autori di esprimersi nella maniera che volevano loro. Non c'era un titolo preordinato e non dovevano fare sforzi eccessivi, insomma. Il nostro è un circolo che ha 33 anni quest'anno e durante in questi 33 anni abbiamo conosciuto molti fotoamatori che per un hobby, che era un hobby, quello di fotografare tutti, con le nostre riunioni, con le nostre mostre, con le nostre attività, li abbiamo elevati a immagini culturali sempre più belle. Il Fotoclub nacque nel 1990, la sede si stabilì nella storica via Borgo Pinti, dove tecnica fotografica, storia, cultura e amicizia tra gli associati ebbero presto risonanza e apprezzamento a livello non solo nazionale. Nuova linfa, nuovi intendimenti, cambiamenti epocali con l'avvento del digitale si sono installati tra le mura della nuova sede in via dei Malcontenti e la tradizione continua. Se noi guardiamo bene, c'è fotografia, certo, ma c'è anche tanta poesia in queste fotografie. D'altronde
siamo a Firenze e la fotografia più di ogni altro tempo ha la necessità di essere contaminata da tutte le altre arti, perché se non si riesce a mettere dentro l'essenza di tutte le altre arti, non si possono fare grandi fotografie. L'esposizione Visioni Libere può essere visitata fino al 7 ottobre, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, e il sabato dalle 10 alle 13.